Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la quarta malattia. La quarta malattia, nota anche come esantema subitum orosolia infantum, è una malattia virale comune dell'infanzia. Non esiste una cura specifica per la quarta malattia, ma la malattia di solito risolve da sola senza complicazioni significative. Ecco cosa puoi fare per alleviare i sintomi e gestire la quarta malattia. Riposo. Assicura al tuo bambino un adeguato riposo per aiutare il suo corpo a combattere l'infezione. Mantieni il bambino a casa fino a quando la febbre è scomparsa per almeno 24 ore. Idratazione. Assicurati che il tuo bambino beva abbastanza liquidi per evitare la disidratazione, specialmente se ha febbre. L'acqua, il latte e le bevande a base di elettroliti possono essere utili. Antipiretici. Se il bambino ha una febbre elevata o si sente scomodo a causa della febbre, puoi dare al bambino un antipiretico da banco come il paracetamolo o l'ibuprofene seguendo le dosi consigliate dal medico o dalla confezione del farmaco. Consulta sempre un pediatra prima di somministrare farmaci al tuo bambino. Trattamento sintomatico. Puoi utilizzare creme o lozioni per lenire l'irritazione della pelle causata dal rash. Assicurati che il bambino indossi indumenti comodi e traspiranti. Isolamento. Poiché la quarta malattia è altamente contagiosa, è importante evitare il contatto con altre persone, in particolare con donne in gravidanza e persone con sistemi immunitari deboli, fino a quando il rash è scomparso. Monitoraggio dei sintomi. Monitora attentamente il bambino per verificare eventuali cambiamenti nei sintomi o la comparsa di sintomi gravi. Se il bambino sviluppa sintomi di malessere generale o se la febbre persiste o peggiora, contatta un pediatra. In generale, la quarta malattia è una malattia benigna che di solito scompare da sola in pochi giorni o una settimana, senza necessità di trattamenti specifici. La chiave è garantire al tuo bambino un adeguato riposo e idratazione e monitorare attentamente i sintomi. Se hai dubbi sulla salute del tuo bambino o se i sintomi peggiorano, non esitare a consultare un medico o un pediatra per una valutazione più approfondita. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.